Cari amici, ben ritrovati. Mi sono appunto ritrovato l'altro giorno tra le mani un libro molto interessante di Louis Pauvel e Jacques Berger. Questi sono gli autori. Il titolo è Il mattino dei maghi, un libro fantastico, il manifesto del realismo magico. È un libro corposo. Tratta tantissimi argomenti, si spazia dal, diciamo, dall'esoterismo alla fantascienza, documenti che possono apparire anche bizzarri, un insegnamento ermetico di tutta la nostra realtà, un libro veramente stupendo. È un libro appunto corposo di 900 pagine e consiglio vivamente di leggerlo. Ora, perché diciamo mi sono Vi ho voluto mostrare questo libro perché aprendolo tra i vari paragrafi ho trovato una cosa veramente interessante dal punto di vista dei valori cosiddetti tradizionali che ormai stanno del tutto tramontando. Il principio, il valore dell'humanitas. Oggi si va sempre più verso questa post-humanitas, verso il cosiddetto transumanesimo, mentre invece anticamente la si pensava in modo del tutto diverso. 2000 anni fa Origene scriveva superbamente che la materia è l'assorbente delle iniquità. Gli antichi erano indubbiamente malvagi quanto noi, ma lo sapevano. Quella saggezza li induceva a porre delle barriere. Una bolla papale condanna, pensate un po', l'impiego del treppiede destinato a tener fermo l'arco, quell'arnese, aggiungendosi ai mezzi naturali dell'arciere avrebbe reso il combattimento inumano. La bolla fu rispettata 200 anni. Orlando a Roncisvalle, abbattuto dalle fionde saracene, esclama: «Maledetto sia il vile che inventò armi capaci di uccidere a distanza». Pensate la lealtà di quegli uomini. In tempi più vicini, nel 1775, un ingegnere francese, Duperron, presentò al giovane Luigi XVI un organo militare che, azionato per mezzo di una manovella, lanciava simultaneamente 24 proiettili. Una memoria accompagnava quello strumento, embrione delle mitragliatrici moderne. La macchina sembrò così micidiale al re e ai suoi ministri, Malet, Chervet e Turgot, che fu rifiutata e il suo inventore considerato nemico dell'umanità. Pensate un po' la differenza ai giorni d'oggi, le ultime guerre. Non si è badato a nulla. E la situazione attuale, che oramai basta premere un bottone e salta tutto in aria. E allora parliamo del positivismo, dello scientismo, di questa nuova divinità, lo scientismo, questa vacca sacra. Come fu definita
da un chimico americano, Anthony Stenden, nel 1951. Pubblicava un libro intitolato La scienza è una vacca sacra, in cui protestava contro l'ammirazione feticistica per la scienza. E vi di seguito si passa a citare Blanche de Saint-Bonnet, Mimmo Tagu, Albert Sorel, Donoso Cortes, fino a Aldous Huxley e Albert Camus. Ma ritorneremo su questo libro, una ricchezza indecifrabile.